questa situazione deve essere eliminata. Allora, incominciamo. Mi tocca iniziare con la volta. Notare la rete ortopedica autocostruita, una gioia. In ferramenta dicono di usarlo puro, io invece so che si può diluire, lo so. Qua non c'è scritto, ma sul sito qui parla chiaramente di diluizione, acqua, perché è a base acqua. Vediamo se la scheda tecnica ne parla. Qui in effetti non ne parla, questo PDF non ne parla, è strano perché qua parla di diluizione. Però dice una cosa, e cioè dice che va passato a pennello, e questa è una rottura di cazzo colossale. Niente, devo rassegnarmi a passarla a pennello, questa è la quantità di polvere che ho raccolto e spero che questo trattamento risolva. Il prodotto non è molto, ma cercherò di farmelo bastare. Meglio salirò sul tavolo e sarà la fine. E queste cose purtroppo vanno fatte. E succederà un macello, non lo so. La sto scocciolando dove non devo. Qui è. È abbastanza complicata la faccenda. Ecco il danno, questo è il danno che non devo fare, vedete? Questo è veramente un danno, perché questo coso vetrifica. Maledizione. Maledizione. Questo posso solo bagnare la parete. Porco. Ah, pausa, sono arrivato all'incirca questa fila qua, questo mattone, e quindi adesso devo finire questa parte al centro, ed è veramente un massacro, è un massacro, è pesante. Vedremo. Vaffanculo. Sto coso, sbatto sempre la testa, cane. Allora, qua
è stato fatto tutto. Tutta la pietra è stata ricoperta, ricoperta di questo, di questa plastica, non lo so che cos'è, questa roba diluita in acqua. L'ho diluita molto, però si sente. E come vedete la mia mano ora è pulita. È pulita finalmente, niente più, niente più schifo. È pulita. Quindi abbiamo quella che una volta era una volta, se non si volta. Io spero di non trovare più lo schifo sul tavolo, lo schifo. Spero di trovare domani e dopodomani e così via il tavolo finalmente pulito, non più polvere. Se trovo la polvere giuro che qua lo pitturo con l'acrilico. Lo pittura di rosa, sto cazzo di porco tetto di pietre di merda, cane. M'ha fatto rompere il culo sto cazzo di tetto. Ste pietre di merda. E tutti a dire, ah, una volta sì che le sapevano costruire bene le case, ma bene un cazzo, non sapevano costruire un cazzo. Umidissime di merda, cane. Altro che sapevano costruire, ah, i mastri di una volta, vaffanculo i mastri di una volta. Facevano delle gran cagate, delle cagate pazzesche, i mastri di una volta, vaffanculo. I mastri di una volta, vaffanculo, sono letteralmente sfinito e faccio le cose con una sola mano senza riuscirci. Devo aprire la finestrella sopra, finestrella qui non si arriva se non con una scala o con una estensione del proprio corpo. Come questo. Alla fine ho legato il pennello a quest'asta e l'ho usata per pitturare. Ed ecco che mi telefonano. Questa è la mia suoneria con i gatti, con i gattini. E quindi, signori, vi saluto e vaffanculo ai mastri di una volta. Direi che è tutto asciutto. Direi che è perfetto. E qui niente polvere. Niente. Niente, niente. Insomma, ha funzionato. Mi sono veramente rotto il culo. Culo e anima. Mi sono rotto culo e anima. E vedo un leggero lucido. Un piacevole lucido. Su questa pietra, che ora risalta anche di più. Quindi spero che duri. Adesso devo capire come sistemare qui, perché quando uno dorme qui e vuole leggere o cose del genere, cioè quando io dormo qui o quando qualche mio amico dormirà qui, dove metto una lampadina per leggere? Dove appoggio le cose, un libro? Non so cosa fare, non so che fare. Non so come attrezzare questa zona. Qui ci vanno dei mobiletti. Io volevo metterci i classici armadietti di metallo da spogliatoio. Voi direte perché? E io vi dirò perché Fallout. Si trovano spesso su Fallout armadietti in vari posti. E quindi non so cosa mettere. Metterò dei mobiletti che recupererò da un amico, Sebbi, che me li farà avere, non so come, non so quando. Mi servono idee di arredamento, è una stanza un po' strana, quindi non so. Qui si vedono gli sbaffi che
che non ho pulito perché di qua non me ne frega un cazzo, li ho puliti da terra, dalle pareti. E poi c'è quella parte sopra che è un soppalco attualmente con un materasso e delle coperte, ma d'estate là sopra c'è caldo, si accumula il calore perché il calore tende a salire. Vorrei mettere una ventola qui, questa va nel camino, quindi con una ventola lì forse potrei aspirare l'aria calda. Bene, e questo è tutto.